Lowe's knows how to get your lawn ready for spring. And right now, you can take up to $10 off select Scotts fertilizers. Plus, you can save $50 on a Craftsman 20-volt 13-inch string trimmer and leaf blower combo kit. Now just $99. Get set for spring. Visit us in-store or online today. Because Lowe's knows home improvement. Valid 3/23 through 4/5. Selection varies by location. While supplies last, excludes Alaska and Hawaii. Fantascientificast presenta Caratteri fantastici. Protagonisti, storie, racconti del fantastico attuale. Caro saluto a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast, io sono Omar Serafini e prima di tutto permettetemi di farvi tanti auguri di un buon anno e speriamo che questo 2018 sia ricco di fantascienza per tutti. E come meglio iniziare l'anno nuovo con un ospite che l'abbiamo penato per averlo, ma finalmente è qui con noi. Abbiamo qui con noi Davide Di Giorgio. Ciao Davide. Ciao Omar, grazie per l'invito. Dunque Davide, Davide, a parte che è una vita che ci lega un'amicizia, per cui diciamo a parte questo direi che è un personaggio estremamente poliedrico, ma preferirei far parlare di Davide a Davide. E non c'è niente di più difficile che parlare di se stessi. E infatti. Raccontaci un po' di te, Davide. Allora, io sono un critico cinematografico dal 1999, diciamo, quindi ormai una carriera abbastanza lunga che si occupa in particolare di cinema di genere e animazione. E poi, diciamo, fra le grandi passioni c'è anche la fantascienza e il kaiju eiga, soprattutto grazie al lavoro con Fantaclassici, che è il sito che gestisco da 11 anni. Adesso ormai devo abituarmi che abbiamo già passato l'anno, quindi ormai andiamo sulla dozzina. Che tra l'altro ricordiamo che Fantaclassici è uno degli storici amici di Fantascientificast, infatti i nostri più fedeli ascoltatori sapranno che ogni tanto rilanciamo le vostre notizie. Dunque Davide, dicevi giustamente cinema di genere e poi diciamo soprattutto un grande amore per la fantascienza. A parte diciamo l'aspetto fantascientifico che dopo approfondiremo, quali sono gli autori, i generi che diciamo che sono più nelle tue corde? Ma guarda, io per anni sono stato un appassionato di horror, infatti poi ho anche frequentato varie community, ho ancora molti amici collegati a questo genere, per cui è stata un'esperienza molto importante nella mia vita. Uso il passato non perché adesso non veda più film horror, ma perché poi naturalmente i gusti si modellano, si cambiano, si tende a esplorare nuove strade e quindi adesso magari in questo momento è un po' più minoritario. Però poi, guarda caso, il mio regista preferito è comunemente considerato un regista di film horror, che è John Carpenter, e quindi comunque ha iniziato con la fantascienza, peraltro il suo primo film è un film di fantascienza, Dark Star, quindi siamo sempre in famiglia.
E invece altre, diciamo, altri registi, a parte John Carpenter, che da quanto io so, ma da quanto hanno capito i nostri ascoltatori, penso che sia fra i tuoi preferiti? Sì, devo dire, ci pensavo proprio di recente che in realtà i tre libri che ho fatto sono collegati proprio ai tre registi che amo di più, appunto John Carpenter, poi Ishiro Honda, il regista di Godzilla, e Mario Bava. Però poi, sai, diciamo, fa un po' strano pensare che siano registi che non sono più in attività, perché John Carpenter è vivo ma non fa più film da parecchio e pare che non ne voglia fare. Gli altri due non ci sono più, per cui magari mi sposterei un attimo sui registi che oggi seguo con un po' più di interesse, che magari sono ancora vivi. Devo dire, da quel punto di vista, un regista con cui ormai ho sviluppato un'empatia fortissima è Guillermo del Toro, che attualmente posso dire che fra i viventi è il mio preferito. Ovviamente poi c'è Spielberg, però diciamo parliamo sempre di persone in esaurimento di carriera. Spielberg continua a fare tanti film, però ormai ha 70 anni, quindi diciamo è un regista che la sua impronta nella storia l'ha già lasciata. Guillermo del Toro è uno che la sta lasciando ancora in questo periodo. Per cui Guillermo del Toro, per cui, ecco, entriamo un pochino già su, per cui di Pacific Rim cosa ne hai pensato? Perché ormai parliamo di qualcosa ormai al passato. Beh, l'ho aspettato sicuramente con ansia e mi sono divertito molto quando l'ho visto. Fra l'altro, devo dire, un aspetto bello di Guillermo del Toro non è soltanto vedere i suoi film, ma anche ascoltare le cose che dice e leggere le cose che scrive. Il commento audio di Pacific Rim, per esempio, che esiste nel Blu-ray, è una delle cose più belle che abbia mai sentito, una vera esperienza, perché poi lui è un grandissimo appassionato, passa in rassegna tutte le sue passioni, quindi citava da Gonagai a Ishiro Honda stesso, Harryhausen, con un grandissimo divertimento, una grandissima competenza, mentre nello stesso tempo ti spiega le scelte stilistiche che ha portato avanti per il film e, diciamo, e tutti i possibili livelli di lettura del film, quindi è veramente un'esperienza completa. Oggi magari la gente i film li vede in televisione, li vede in streaming, quindi questi contenuti speciali li apprezza di meno. Per cui consiglio, se non l'avete fatto, se avete il Blu-ray di Pacific Rim, ascoltatevi il commento audio. Purtroppo, essendo un Blu-ray della Warner, se non ricordo male, è senza sottotitoli, perché la Warner non sottotitola i commenti, però a parte che lui parla un inglese molto comprensibile, sforzatevi perché vedrete che ne varrà la pena. Davide, invece, hai visto, sempre rimanendo nell'ambito Pacific Rim, i trailer del nuovo? Sì, l'ho visti. Devo dire, sono un attimino preoccupato per usare questo termine, nel senso che, vabbè, diciamo, è inevitabile che cambiando il regista cambiasse l'approccio. Da appassionato di mostri, mi sembra che ci si sposti un po' di più sul versante robot, un po' meno sul versante mostri. Spero che naturalmente il film mi smentisca in questo senso, perché a me piaceva proprio la commissione fra queste due realtà. Per cui, diciamo, c'è ancora il fatto della titubanza. Poi è vero anche che ultimamente, non so se condividi questa mia sensazione, spesso e volentieri il trailer è fatto per invogliare, come dire, è la confezione bella, ti invoglia, poi spesso e volentieri ti perdonatemi il termine, ti frega praticamente, perché spesso e volentieri ci sono trailer bellissimi che poi sostanzialmente il film non è che sia storico, anche c'è stato il trailer così che poi invece il film è abbastanza godibile. Ma perché ormai a livello di comunicazione con i trailer si tenta una strategia un po' scorretta, un po' furba. Io lo vedo per esempio molto con i trailer dei film Disney animazione. Se tu vedi i trailer sono sempre completamente diversi dal film. Si arriva al caso dell'ultimo, Coco, dove c'è il trailer, è una scena che non c'è praticamente, è assente dal film, e che, diciamo, nei trailer loro insistono sempre su alcuni elementi, le gag, il personaggio minore. Faccio esempio anche di Frozen. Se uno vede il trailer di Frozen, sembra che il protagonista del film sia Olaf il pupazzo, e del film sta in poche scene che sono quasi solo quelle del trailer. Quindi evidentemente loro tentano di attirare un certo tipo di target con il trailer, a prescindere da quello che poi sarà il film. E questo come mai? Beh, ovviamente per motivi prettamente di marketing a questo punto. Sì. D'altra parte il trailer è la forma espressiva più piena del marketing. Ma discutevamo normalmente con il nostro, diciamo, con il nostro
collaboratore, che è Emanuele Manco, che si occupa della nostra rubrica di cinema, che poi diciamo c'è questa anche netta divisione che una volta i trailer letteralmente era una sorta di bignami del film, mentre invece adesso certe volte addirittura ci sono scene che non proprio o saranno, come dicevi te, o sono tagliate oppure praticamente fatte apposta per il trailer o montate addirittura, il trailer è un rimontaggio completo di alcune scene proprio per invogliare la visione. Questo è sinonimo dei tempi, no? Prince diceva sì, diciamo questo accade sia appunto per motivi di marketing, perché loro probabilmente pensano il trailer come un format a sé stante indirizzato a un certo tipo di pubblico, però poi dipende anche dal fatto che oggi i film sono fatti in un modo un po' diverso. Oggi è possibile cambiare gli elementi all'interno della messa in scena attraverso le elaborazioni digitali, e quindi ancora di più è possibile rimescolare le carte. Fra l'altro lo sentiamo anche in questo caso, torniamo sui commenti audio. Nei commenti audio spesso gli sceneggiatori stessi dicono: questa scena è stata scritta in un modo, mentre la stavamo girando è stata riscritta, quando poi siamo andati in post-produzione l'abbiamo riscritta ancora. Perché i film sono ormai un processo di elaborazione continua, e quindi naturalmente questo lascia un margine di manovra più ampio a chi poi mette insieme i trailer. Davide, io te la faccio la domanda, perché ormai siamo in periodi che diciamo di spoiler free sostanzialmente. Dell'ultimo Guerre Stellari, anzi Star Wars, cosa ne pensi? Allora, qua bisogna fare una doverosa e dolorosa premessa, ovvero che fra le mie grandi passioni c'è la saga di Star Wars, ma che io in un certo qual modo ho disconosciuto o comunque preso le distanze da tutto quello che è successo dopo l'acquisizione con la Disney. Da parte della Disney, perché molto semplicemente non mi sono piaciuti i precedenti lavori, e non dico il risveglio della forza e Rogue One, tutto, perché poi ho letto anche i fumetti, ho visto anche la serie Rebels, e in generale sono abbastanza deluso dal corso che è stato preso. Detto questo, in questo scenario gli ultimi Jedi, che peraltro non so quanto sia stato detto in italiano, in Italia, ma il titolo in realtà è sbagliato, perché hanno chiesto al regista ma è plurale, lui ha detto no, in realtà il titolo deve essere singolare perché si riferisce a Luke Skywalker. Comunque, chiusa questa parentesi, in questa ottica il film mi è piaciuto, e mi è piaciuto per un motivo molto semplice, perché per la prima volta da quando la Disney ha preso in mano le redini abbiamo un creativo che ha fatto delle scelte. Qui devo fare un'altra parentesi, ovvero la saga di Star Wars, con i suoi pro e i suoi contro, ognuno ha i suoi, è sempre stata in mano a un creativo che era George Lucas. Passato George Lucas, è stata messa in mano a un ufficio di esperti, messi lì principalmente per dire questo si può fare, questo non si può fare, che naturalmente è una situazione che riduce i rischi ma nello stesso tempo elimina anche la creatività. In questo caso per la prima volta abbiamo un creativo, perché Rian Johnson è un regista in gamba, fatto scrive anche i suoi film, ha preso delle scelte anche molto impopolari. Devo dire che sono anche molto contento che il film divida, perché oggi noi viviamo in un'epoca in cui pensiamo che i film devono indifferentemente piacere per forza a tutti, invece ben vengano i film che dividono, perché suscitano dibattito, e dal dibattito non può che venire fuori qualcosa di buono. E tra l'altro questo ha veramente diviso il fandom, Sì, sì, assolutamente. E se devi trovarle dei punti critici? Ma guarda, il punto critico secondo me è l'impostazione generale che si è dato a questo universo, nel senso che io francamente trovo abbastanza discutibile che dopo 30 anni ci sia ancora l'impero da una parte e la resistenza dall'altra, con i vari nomi cambiati per convenienza, perché purtroppo il problema secondo me di base è stato che si è voluto un po' rimescolare quello che già era stato fatto per riproporlo sotto una diversa forma, laddove io invece mi aspettavo un'evoluzione. D'altra parte, anche questa è una cosa che si dice poco, ormai è stata abbastanza dimenticata, noi avevamo già dei seguiti,
sotto forma di romanzi, sotto forma di fumetti, e se oggi li si recupera, fra l'altro ricordo bene che anche voi di Fantascientifica avete recuperato la mia recensione della trilogia dell'Impero, erano storie che facevano delle scelte anche radicali, coraggiosissime, davano la galassia alla morte di Chewbacca, naturalmente anche qui scelte che possono piacere o no, ma che comunque denotavano un quadro di estrema creatività, cosa che invece si è persa perché si è voluto andare sul sicuro. Se vuoi, sì, un po' come se vuoi, hanno fatto con diciamo la controparte, per cui l'universo di Star Trek, la parte cinematografica, diciamo, per cui il cosiddetto reboot di J.J. Abrams praticamente. Sì, diciamo sì, anche se lì secondo me c'è stato comunque una bella elaborazione stilistica che in Star Wars ho trovato anche un po' di meno, però vabbè, sono gusti anche quelli. Invece secondo te, sempre rimanendo in ambito fantascientifico, quale dovrebbe essere l'evento del 2018? E guarda, non è proprio fantascienza, però io spero che vada molto bene, anche perché ho avuto già la fortuna di vederlo, appunto il nuovo di Guillermo del Toro, La forma dell'acqua, che esce il 14 febbraio, purtroppo è lo stesso giorno di Black Panther, Pantera Nera, quindi temo che possa essere oscurato da questo film. Diciamo sì. Ahimè, anche queste qui sono scelte che certe volte non si riescono a comprendere. Diciamo che sono due generi completamente diversi, però in effetti deve essere un film, almeno senza darci spoiler, però deve essere qualcosa che deve essere denso di poesia, giusto? Sì. Non dico nulla. Ovvi motivi. Mentre invece qualcosa invece è andando un pochino più in là nel tempo di annunciato. Vabbè, naturalmente aspettiamo i nuovi film di Godzilla. E beh, però quelli dopo li affronteremo più avanti. Ne parliamo dopo, sì. Per cui abbiamo visto, dunque, mentre invece del 2018, pardon, del 2017, vedi, messo sfasato ancora sono già proiettato, sono nuovo. Il 2017, secondo te invece, il film di fantascienza che ti ha più colpito? Sicuramente i nostri ascoltatori penseranno quanto è ripetitiva questa persona, però il mio film del 2017 è stato Shin Godzilla. Anche sì, anche perché era un po' che lo aspettavamo. Sì, lunga attesa, però devo dire ha ampiamente superato le aspettative che erano alte. Motherfucker.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. E alla fine della prima parte abbiamo sentito che Davide ha nominato una pellicola e tra l'altro a questo punto mi fa il piacere di introdurre anche Davide come oddio, questa neofigura professionale che ho creato io, che è un kaiju evangelist, perché direi che Davide è uno dei maggiori esperti di kaiju in Italia, o no Davide? Beh, diciamo che ci si prova quantomeno. Ecco, magari io prima ho detto che sono un critico cinematografico, ne approfitto per ribadire un concetto che dico spesso, ovvero che si pensa che il critico cinematografico sia uno che sa già tutto a monte e non fa altro che divulgarlo, invece in realtà è uno che studia e apprende, quindi da questo punto di vista io continuo a studiare e ad apprendere sul Kaiju Eiga. Per cui, prima di tutto, Davide, permettimi di fare una sorta di promuoverti, nel senso che consiglio a tutti l'acquisto e ovviamente la lettura dello splendido libro che avevate fatto a sei mani, vero Davide? Sì, Godzilla, il re dei mostri, il sauro atomico, di Honda e Tsuburaya, edito dal Foglio Letterario. Esatto. Insieme giustamente ad Andrea Gigante e Gordiano Luppi. Che tanto salutiamoli tutte e due perché sono anche comuni amici. Entriamo nell'ambito diciamo di Davide come esperto di Kaiju Eiga. Dicevamo prima, Shin Godzilla, che impressione ti ha fatto? Beh, come ho detto prima, è stato, è bello perché mi viene da dire una sorpresa, però in realtà era un film lungamente atteso. È stata una sorpresa perché è un film completamente diverso da quello che mi aspettavo, quindi è un film che mi ha spiazzato in positivo e ha superato di molto le aspettative che erano alte. Nel senso che è un film che riesce a essere estremamente drammatico e nello stesso tempo estremamente satirico e divertente, con un ritmo scatenato, un film che non ha pause praticamente. E mi sorprende perché sembrerebbe in tutto e per tutto un prodotto indipendente, cioè è un prodotto che in America farebbero gli indipendenti, invece è prodotto dalla Toho, che come sempre, che è un colosso assoluto del cinema giapponese, per cui è come se traslando la Disney facesse un film di questo livello. Che poi tra l'altro dicevi giustamente anche di critica, perché io quello che mi ha colpito veramente in Shin Godzilla è stata la feroce critica per tutto ciò che è l'apparato burocratico giapponese. Sì, infatti, ma è sorprendente come questa critica poi si unisca appunto a un grande divertimento, perché è evidente come dietro le quinte
Dyakhyan si diverte a mettere in scena questa crisi politico-sociale, per cui è un film, so anche di persone che si sono fatte delle grandi risate perché la paradossalità della rappresentazione. No, il problema è che non è sono così, nel senso che non è che nella fantascienza abbia strutturato qualcosa di fantascientifico, ahimè i giapponesi sono così, e se invece proprio devi trovarle un punto debole. Questa è una bella domanda, perché mi piace talmente tanto che fatico un po'. Diciamo che un po' mi dispiace, o quantomeno vorrei capire che cosa è successo a livello di effetti speciali, perché so che all'inizio dovevano usare i puppet per fare il mostro, invece poi hanno deciso di passare completamente alla computer grafica, con una computer grafica che simula un po' il puppet, devo dire. Cioè, è molto interessante come hanno usato l'evoluzione di Godzilla, che sembra quasi l'evoluzione dal mostro di gomma al mostro finito. Fra l'altro vi posso dire anche che io speravo proprio oggi di avere la risposta, perché dovevo fare un'intervista, ma purtroppo ho ricevuto un no. Aia. E quindi anche Fantaclassici ogni tanto non ce la fa, quindi mi rimane ancora il dubbio sulla scelta. Io non so se l'unico punto debole che ho trovato è, secondo me, era il personaggio della rappresentante giapponese americana. Forse l'unico personaggio che ho trovato un po' fuori luogo è quello. Sì, diciamo che lì si voleva creare appunto un antagonismo, diciamo così, un controcanto della situazione giapponese a quella americana. È interessante, secondo me, il fatto che l'abbiano fatto fare appunto non a un americano puro, ma a una persona di etnia mista. Che poi, tra l'altro, se vuoi, come al solito, hanno ci ha sbattuto dentro tipo un Asuka di Evangelion. Sì, infatti. Ma infatti poi la cosa bella è anche quella, cioè che è assolutamente un film di Godzilla, ma è anche assolutamente un film di Dyakhyan. Sì. Quindi lui è riuscito a fare un film molto personale, che rispecchia la sua personalità, però all'interno di una mitologia ben definita. Fra l'altro, una delle cose che mi piacerebbe fare su Fantaclassici è riuscire a recensire l'artbook giapponese di Shin Godzilla, però è difficile metterci le mani perché è molto raro e molto costoso, però da quello che più o meno già ho subodorato, sono tratteggiate anche delle possibili alternative che erano allo studio, fra cui l'idea che nel continuare le sue evoluzioni Godzilla iniziasse a produrre anche gli altri a generare gli altri mostri. Che tanto ormai siamo anche qui spoiler free, sono quelli che si vedono alla fine sostanzialmente. Sì, quelli dovrebbero essere delle specie di esseri umani, però qua parlo proprio di altri kaiju. No. Idea che pare che la tua abbia bocciato, però magari in un seguito se lo faranno. Ecco, è notizia di un paio di mesi fa che sembrava che, come dire, hanno cassato l'ipotesi di un seguito, o sbaglio? Sì. No, sì, in realtà c'è il problema che le date ormai sono occupate da qui al 2020, quindi comunque non se ne parlerebbe prima del 2021. E mentre invece Davide, allora, che ne avevamo, io ne ho parlato brevemente su un paio di, in un paio di articoli su Fantasy Magazine, mentre invece di questa, cioè il primo di una presunta trilogia del film di animazione di Godzilla Monster Planet, io le aspettative le vedo abbastanza alte, le ho abbastanza alte, te invece? Guarda, sono sicuramente molto curioso, anche perché da appassionato d'animazione mi interessa. Tra l'altro io Godzilla l'ho conosciuto in animazione, perché la prima cosa che vidi fu la serie di Hanna e Barbera. Allora, vera. me la ricordo. Sì, quindi un cerchio che a suo modo si chiude, diciamo così. Fra l'altro, cosa che non sapevo, ho letto però non ti saprei in questo momento dire la fonte, è che in realtà era stata pensata come una serie animata,
Ma poi pare che, incoraggiati evidentemente dal successo di Shin Godzilla e dalla richiesta di Godzilla che c'era, hanno deciso di trasportarla in film. Sì, che dovrebbe essere tra l'altro addirittura si parlava di una trilogia, perché sì. Sembrerebbe che nelle sale giapponesi ci sia già il poster addirittura della seconda parte della trilogia, dove compare Mechagodzilla. Ecco, tanto non stiamo dando spoglie perché ormai la notizia è divulgata, no? Comunque nel teaser poster della seconda parte della seconda puntata della trilogia compare Mechagodzilla. Tra l'altro poi ecco, su questo non so te, voi come scusa se parlo, ti rivolgo a te al plurale, voi di fantaclassici, sì, come è venuta fuori quella storia che inizialmente sembrava che sembrava che Netflix lo trasmettesse in tutto il mondo tranne il Giappone prima dell'uscita giapponese, cosa che poi non si è rivelata così, perché a oggi si sa che verrà distribuito nel resto del mondo da Netflix, però non si sa quando. Sì, infatti anche su Netflix italiano c'è 2018, però senza date. Rimaniamo in fiduciosa attesa, no? Anche perché questo secondo me, no, tanto poi consigliamo, tanto sono tranquillamente reperibili in rete i vari trailer. Vuoi raccontare un attimino la trama, tanto senza ovviamente da spoiler, ma tanto non l'abbiamo visto neanche noi in anteprima, per cui sappiamo un attimino quello che si legge dalle varie fonti. Sì, qui in realtà mi permetti di dire che io di solito mi trovo in questa situazione ingrata, perché dovendo fare le news per Fantaclassici sono costretto a sapere quando preferirei non sapere, quindi cerco sempre di sapere il meno possibile. Quello che al momento si sa è che questa storia è ambientata nel futuro, in un mondo distrutto, da cui l'umanità è fuggita verso un altro pianeta che però, essendosi rivelato inabitabile, li ha costretti a tornare. Per le regole del... Some people might say coffee doesn't need chocolate, but you're not some people. You're a dreamer. You see the possibilities of chocolate and caramel flavors swirling together with cold brew, topped with velvety chocolate cold foam and cocoa caramel crumbles. That imagination can only be rewarded with Dunkin's new caramel chocolate cold brew. It's a cold brew dream come true. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply. Maryland sports fans, there's only one sportsbook in the great state of Maryland with over 50 years experience booking bets and supporting customers. Betfred Sportsbook at Longshots is now open and is the only sportsbook in Frederick offering cash betting on football, basketball, world soccer, and more. Visit the Betfred Sportsbook at I-270 and MD-85 in Frederick, right next to Longshots off-track betting. Go to BetfredSports.com for more information and your chance to win exclusive merchandise. Must be 21 or older. Play responsibly. For help, call 1-800-GAMBLER. Del tempo che varia nello spazio, sono tornati che sono passati 10.000 anni, Godzilla è il re della Terra e quindi adesso riprendersi il pianeta significa anche affrontare questa minaccia. Quindi uno scenario, devo dire, anche abbastanza originale. Sì. Tra l'altro un super Godzilla, perché se non sbaglio dovrebbe essere il Godzilla più grosso di tutte le emanazioni di Godzilla, perché... Sì, adesso è nata un po' questa moda che ogni film lo ingrandiscono un po' di più. E questo praticamente è il Godzilla dei Godzilla, per intendersi. Sì, fino al prossimo film. Esatto. Mentre invece Davide del Monsterverse americano, che dovrebbe uscire quest'anno, giusto? O l'anno prossimo? L'anno prossimo. Su quello invece si hanno... Beh, che dovrebbe essere... cos'è? Godzilla King of Monster, si sa che compariranno quantomeno King Ghidorah, sicuramente Radon e forse e Mothra, giusto? Sì, sì. E anche lì dopodiché ci sarà la pellicola dove ci sarà il congiungimento, per cui chiamiamolo remake, perché in effetti è un remake di Godzilla contro King Kong a questo punto. Sì, infatti. Devo dire che è molto interessante anche qui cosa verrà dopo, nel senso che per quanto mi riguarda è bello rivedere in azione questi mostri, però io spero che ce ne siano anche
cioè che non ci si limiti semplicemente a fare la riproposizione dell'immaginario tuo. Cioè, secondo me, se un Monsterverse ha senso, lo ha nel momento in cui diventa un enorme contenitore in cui puoi metterne anche altri. E qui le ipotesi che sono venute fuori sono anche molto divertenti. Per esempio, nei titoli di testa di Kong Skull Island si vede una tartaruga gigante. Per cui magari... E qui naturalmente iniziano speculazioni incredibili. Qualcun altro ha suggerito l'Ymir a 30 milioni di chilometri dalla Terra, che a me non dispiacerebbe affatto. C'erano anche speculazioni che addirittura avrebbero il crossover con Pacific Rim a un certo punto. Sì. E quello sarebbe... Lì sarebbe veramente la somma di tutto. Tra l'altro, con una fan theory molto interessante, che secondo cui un crossover con Pacific Rim permetterebbe di inserire l'elemento mecha e quindi di aprire la strada a Mechagodzilla. In effetti, invece prima hai nominato Davide, quella che è, secondo me, io ho sempre il kaiju separato alla nascita, che sarebbe un po' come Paperino e Daffy Duck, per cui parliamo di Gamera. Di Gamera si hanno notizie di qualcosa di nuovo, oppure anche lì... Perché tempo fa circolava una sorta di... Secondo me poi era un fake, però un trailer in cui comparivano diversi Gauss che poi arrivava. Però sostanzialmente fatto in una computer grafica decente, non eccezionale ma decente, ma a me mi puzzava molto di fake. Si hanno notizie invece di qualcosa di ufficiale o no? No, purtroppo no. Tra l'altro abbiamo bucato il 50° anniversario e senza progetti e siamo qui che aspettiamo. Anche perché aspettiamo, perché c'è stato a un certo punto, ricordiamo che c'è stato a un certo punto ai primi anni 80, dove sostanzialmente prima che ripartisse Godzilla con la saga Isei, c'era il ruolo di regina o re dei kaiju era stato preso momentaneamente da Gamera, perché la saga di Gamera era andata un pochino avanti rispetto a quella di Godzilla, tra l'altro con delle produzioni secondo me estremamente pregevoli. Sì, sono d'accordo. Mai arrivati in Italia, ahimè, e qui tocchiamo un punto dolente della distribuzione, dolente fino a un certo punto, perché ne parlavamo prima nel fuori onda, Davide, il fatto di questa, se vuoi, il successo inaspettato, ma meno male, di Shin Godzilla, il fatto mettiamoci dentro anche, se vuoi, l'onda lunga generata da Pacific Rim e dal Godzilla di Gareth Edwards, stanno praticamente, c'è una pian piano una rinascita dell'interesse del kaiju ega, anche quello chiamiamolo classico o storico. Per esempio, avete dato notizia su Fantaclassici, che è di prossima pubblicazione, uno che era una sorta di, come dire, di oggetto misterioso nell'ambito della filmografia di Godzilla originale, che era Il Re dei Mostri, no? Sì, Il Re dei Mostri, che è il secondo film della saga, che praticamente in Italia non si vede dagli anni 50, da quando è uscito al cinema. Penso che pochissimi possano dire di averlo visto in italiano, film che non è mai stato pubblicato, anche perché sembra che non si riuscisse a trovare la traccia audio. È stata trovata la traccia audio, per cui non abbiamo ancora dei tempi, però dovrebbe uscire nei prossimi mesi in DVD. Che tra l'altro è un film abbastanza interessante, perché è il primo in cui Godzilla ha l'antagonista. Per cui è anche come valenza storica è abbastanza interessante. Sì, è un film che poi è stato dimenticato perché è in bianco e nero. E quindi naturalmente non è stato possibile per questo riproporlo negli anni 70, quando ci sono state le varie riedizioni, ed è rimasto lì al palo. Perché col primo film fu fatta la famosa riedizione di Luigi Cozzi, con il secondo invece no. Tra l'altro, Davide, era già stato, mi pare, annunciato in una collana di DVD, che poi dopo però faceva parte del prossimamente che doveva uscire, che poi non è mai uscita quella. Mi pare che c'era una collana che era Godzilla Re dei Mostri. Era Monster Collection Kaiju Eiga della Password, che ha fatto quasi tutti gli Showa.
non fece Il Re dei Mostri, anche se lo annunciò, e non fece Ghidorah e il Mostro a Tre Teste, che poi ha fatto la Cecchigori, la Pulp Video, adesso non vorrei sbagliare. La Pulp Video. La Pulp, perfetto, anche se soltanto sottotitolato. Anche perché tanto mi pare che sia inedito in Italia quel film, se non sbaglio. Sì, all'epoca non fu distribuito, quindi quello è un film che eventualmente dovrebbe essere doppiato apposta, allora l'hanno fatto uscire con i sottotitoli. Mentre invece, Davide, avremo speranze di vedere tutta che era quella, diciamo, la parte finale dell'Eisei Saga e poi la Millennium, anche che tra l'altro ci sono alcuni film anche lì molto pregevoli. Guarda, qui in realtà il problema è legato principalmente a quello che è il mercato italiano dell'home video, nel senso che ovviamente non possiamo sperare di vederli al cinema. Bisognerebbe sperare che un editore dell'home video si faccia avanti. So che Init è stata interessata, ne abbiamo parlato anche su Fantaclassici, però non si va al di là di un'ipotesi. Altra ipotesi potrebbe essere se magari appunto canali tipo Netflix si interessassero, però siamo assolutamente nel campo delle ipotesi. Che poi tra l'altro lì era partita la Yamato Video a cominciare a riproporre la Eisei, poi dopo in maniera abbastanza inesplicabile ha troncato dopo quattro titoli. Eh sì, probabilmente non vendevano abbastanza, d'altra parte erano gli anni 90, non c'era ancora l'onda nostalgica che c'è oggi. Prima, Davide, hai fatto un accenno a come è nato il tuo amore nei confronti di Godzilla citando il famosissimo cartone animato di Hanna-Barbera. Sì. Oltre a quello, dopo quello lì ha dato il là, e dopo come è andata avanti la storia d'amore? Poi è successa la classica dinamica, ma lo sai che ci sono anche i film, e allora lì ti si apre un mondo e inizi a vederli uno dietro l'altro. Il primo che vidi fu Godzilla contro i giganti, di notte, perché stranamente li facevano le TV private di notte, neanche fossero dei porno. Esatto, avevi tolto le parole di bocca. Anzi, allora ricordiamo che era l'età, come dire, chiamavo l'età d'oro delle TV private, avevi più speranze di vedere un porno in prima serata che non Godzilla. Per assurdo. Sì, infatti. E quindi da lì poi attraverso un video e poi attraverso tutto il resto fino al libro, fino al sito e al libro è continuata. Di tutta la filmografia, escluso Shin Godzilla, il tuo preferito? Vabbè, fa un po' strano a dirlo, nel senso che sembra quasi ovvio, però il primo naturalmente occupa un posto particolare, quindi io direi, togliendo il primo e togliendo l'ultimo, è un po' difficile perché poi le varie ere sono abbastanza diverse tra loro. Quindi naturalmente se scegli un film di un'era non è comunque rappresentativo di tutto. Magari ti posso dire, a me piace molto GMK, Godzilla Mothra King Ghidorah, Giant Moss, quel che è quello di Shusuke Kaneko. Sì. E poi però come Showa mi piace molto l'invasione degli astromostri, come Eisei mi piace molto Godzilla contro King Ghidorah. Tra l'altro l'Eisei secondo me era molto bella perché era io, ma tanto in più di un panel l'ho sempre trattata e considerata come se fosse in effetti un film unico diviso in puntate, perché in effetti ha un inizio e ha una fine in maniera coerente, c'è una continuità molto curata secondo me. Tra l'altro peraltro è un aspetto che non a tutti piace, per esempio Andrea Gigante, il mio coautore del libro, non gli piace l'Eisei perché gli dà fastidio questa continuity troppo serrata, che secondo lui dice è più per i telefilm che per i film. Magari oggi che film e telefilm il confine si è sfumato di più, magari ha cambiato idea, glielo chiederò. Beh, sarebbe una bella domanda e sei curioso poi di sapere la risposta. Tra l'altro poi permettimi anche di dire ai nostri ascoltatori che te, per quando era uscito Shin Godzilla, avevate fatto a Taranto una bellissima iniziativa
quando era uscito, diciamo, anche Shin Godzilla, quel periodo nelle sale cinematografiche, e tra l'altro avevo avuto l'onore di ospitare un comune amico e tra l'altro anche lui un appassionatissimo di Kajuega, cioè Antonio Serra. Sì, infatti è stato veramente un piacere e un onore, perché fra l'altro, oltre ad essere un grande appassionato, è una persona straordinaria. Non c'è bisogno che dica che è anche un grande autore, perché quello lo può scoprire chiunque legga le sue opere, però naturalmente è bellissimo quando tutti questi aspetti vengono a coincidere, quindi diciamo è stato un momento di dialogo con il pubblico, ma è stato anche e soprattutto, e lui te lo potrebbe confermare, un momento di grande divertimento fra noi. Sì, in effetti poi Antonio è molto coinvolgente quando parla, mamma mia. Tanto poi ricordiamo che ha fatto un bellissimo fumetto, edito ovviamente dalla Bonelli, Astromostri, che tra l'altro è abbastanza introvabile, nel senso che so che ci sono difficoltà a reperirlo sia in fumetteria sia in edicola. So che adesso l'unica maniera per reperirlo è proprio direttamente al sito Bonelli, per intenderci, che però consigliamo a tutti, perché lì secondo me ogni pagina è una dichiarazione d'amore nei confronti di Antonio, nei confronti del genere Kaiju Vega, perché veramente è eccezionale. Mentre invece, Davide, prima parlavamo ovviamente, abbiamo parlato di fantaclassici, anche perché sostanzialmente poi è inutile dirlo, io e Davide ci siamo conosciuti per fantaclassici, inutile starci a girare intorno. Uno dei grandi meriti di fantaclassici, diciamo, che ci ha fatto ahimè conoscere, poi dopo dipende dai punti di vista. Io sono onorato di averti come amico, te non so, ma anche io sì, dopo ovviamente lo dice adesso che siamo in onda, poi dopo fuori ci diciamo peste corna, ma questo è un altro paio di maniche, non scherzo. Direi, oltre al discorso fantaclassici, te anche collabori con altre due, chiamiamole, soprattutto una che è Sentieri Selvaggi, proprio come critico, nel senso più meno fantascientifico del termine, brutto, però non mi venivano a girare parole. Invece mi piace molto come definizione. Sì, Sentieri Selvaggi è la collaborazione di più lunga data, poi ce ne sono altre più recenti ma non meno importanti per quanto mi riguarda, da DVD Web a Duels a Point Blank, alle riviste del Centro Studi Cinematografici, che è la realtà in cui mi sono formato, diciamo così. E poi comunque consiglio a tutti, perché Davide secondo me è di una... certe volte è veramente una di... non perché sei mio amico, Davide, però praticamente sei... certe volte hai una profondità di visione veramente eccezionale. Ti ringrazio. Sia profondità, ma profondità, ma anche chiarezza. Poi dopo, sai, su certe cose abbiamo poi anche una convergenza di vedute, per cui quello è la ciliegina sulla torta. Ecco. Tornando invece, Davide, al discorso Godzilla. Secondo te, l'operazione che prima parlavamo dell'operazione che ha fatto gli americani e il fatto di che sarebbe auspicabile che più che un semplice remake, restyling, refreshing, passami anche il termine che è bello però mi piace, della saga, secondo te invece, al di là ovviamente della realizzazione tecnica, che hanno i mezzi per poterlo fare, però i punti deboli del Monsterverse, io te ne provo a buttargli uno, vediamo se riesci a se hai anche te questa visione. Mi rivolgo, ma se vuoi anche a Kong Skull Island, quello che ho notato, che è un po' il difetto che hanno, diciamo, i film fantascientifici, ma anche le produzioni fantascientifiche in senso televisivo, per cui i serial, che sostanzialmente sono una sorta di drammoni familiari, ok? Che hanno poi una cornice fantascientifica. Uno dei miei cavalli di battaglia, i nostri ascoltatori lo sanno, l'esempio che ti voglio fare è questo: te prendi serie tipo The Walking Dead, Falling Sky, la defunta Terra Nova,
ok? Sono serie che hanno, sono improntate su drammi familiari che poi hanno come contorno gli zombie, l'invasione aliena, i dinosauri. Sì. Lì sostanzialmente, io parlo soprattutto nel primo di Godzilla, ma se vuoi anche, ti ho detto, anche la cosa ribaltabile anche nel capitolo dedicato a Kong, è un drammone familiare che ogni tanto compariva Godzilla. E sì, se vogliamo, infatti io, guarda, l'ho rivisto da poco, Godzilla, perché mi hanno regalato per Natale il Blu-ray 3D, perché me lo sono rivisto, e devo dire la verità, ho cronometrato, Godzilla compare o no, sì e no, un quarto d'ora neanche, su quasi 2 ore abbondanti di film. Sì, ma quello in realtà... Dici bene che è una dinamica che attraversa un po' tutto il cinema fantastico odierno, a maggior ragione quando ci sono queste creature, cioè è convinzione, perché è stato detto anche, che in pratica mettere, incentrare una storia su questi personaggi così lontani da noi rischia di essere un po' disorientante per, scusate il brutto termine, per il pubblico. E quindi dare invece rilevanza alle dinamiche familiari permette di avere un aggancio che chiunque nel pubblico può capire, per cui permette poi di accettare meglio la parte mostruosa, fantastica. Questa sarebbe la spiegazione tecnica, diciamo così. Per cui il fatto stesso che, se vuoi, sostanzialmente noi eravamo abituati in tutte, diciamo nel Godzilla classico giapponese, avere lui come protagonista, per cui il film era incentrato su di lui, qua sostanzialmente hanno pensato che per un pubblico, se vuoi, anche normale, che si approccia per la prima volta al personaggio, il fatto di farlo vedere dall'inizio alla fine risultava pesante. Sì, sì, potrebbe essere sostanzialmente questo il punto. D'altra parte, come dicevamo prima, oggi i film devono piacere a tutti indistintamente, sì, e quindi il pubblico occasionale è visto come molto importante, molto più importante degli appassionati, anche perché si sa che l'appassionato ci va comunque a vedere il film che si intitola Godzilla, il pubblico occasionale no, e quindi magari bisogna dargli un gancio. Ma infatti è per questo che mi stupisco, se vuoi, del successo, anche tenuto conto poi ovviamente del poco che è stato e della distribuzione di Shin Godzilla, perché non era un film facile, non era un film per tutti. Io lo adesso magari dirò una bestemmia, però secondo me poteva essere una sorta di Blade Runner 2049. Sì, nel senso che appunto non è un film per tutti. Sì, ma sono assolutamente d'accordo, e anche per quello trovo straordinario tutto quello che è successo. Cioè, non solo è un film assolutamente personale di Hideaki Anno, un film satirico, un film che penseresti fatto non dipendente, ma è anche un film che ha avuto successo, ha avuto anche i premi, è davvero incredibile. Mi pare che in Giappone ha vinto praticamente, ha spopolato nel corrispettivo loro David Donatello più che Oscar. Sì. E tra l'altro poi, ecco, tra l'altro poi ho trovato, almeno non mi sono piaciute alcune, però per l'amor del cielo, lavoro altamente professionale, quello che ha fatto la DINIT, per l'amor del cielo, non mi sono piaciute però alcune scelte per quanto riguarda il doppiaggio, ma quello, ti ho detto, è un fatto mio personale e qui me ne assumo io tutte le responsabilità di questa affermazione, però devo dire la verità, è stato fatto anche un ottimo lavoro di adattamento, secondo sì, me. Sì, davvero sì. Che è stato Mazzotta, giusto? Sì, sì, che abbiamo anche intervistato su Fantaclassici. Sì, per cui mi raccomando ai nostri ascoltatori, andate a vedere sul Fantaclassici l'intervista a Mazzotta. Davide, se qualcuno volesse leggerti, diamo i contatti. Sì, vabbè, io sono tranquillamente raggiungibile su Facebook, poi ho il mio blog Il Nido di Rodan, che sta su Blogspot, anche se ormai lo aggiorno poco perché l'attività sulle riviste che ho citato prima, quindi DVD Web, Duels, Sentieri Selvaggi, mi assorbe un po' di più, e quindi cerco comunque di tenerlo sempre attivo. Anzi, siccome qualcuno mi chiede sempre ma non lo aggiorni più il blog non è morto e tornerà prossimamente vincitore. Risorgerà dal mar del Giappone, come anche lui. Ascolta Davide, invece domanda anche di ruolo, perché diciamo ne abbiamo discusso indirettamente sui social, e invece dell'operazione del film di Mazinga Z?
Guarda, non ha riscosso particolarmente il mio entusiasmo, nonostante il personaggio sia a me molto caro, però qui ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso sul fatto che continuo a chiedermi nel corso di tutti questi anni quanto la grandezza di Mazinga Z, di Goldrick, il grande Mazinga che noi conosciamo, sia stata frutto di un intenso lavoro da parte degli sceneggiatori della Toei e quanto di Gonagai. Cioè, io il sospetto che Gonagai abbia messo l'idea e poi gli sceneggiatori l'abbiano resa grande. Beh, come lui è famoso poi perché cioè lui sostanzialmente è famoso per dare il là, poi dopo un certo punto Sì. si stufa e vedi sul lato manga, no? Cioè abbiamo saghe interessantissime, non so se come Mazin Saga, mollata Sì. Sì. lì a metà, ma anche, non so se te ti era piaciuta, Zeta Mazinger, quella diciamo Sì. contestualizzata nel Pantheon dei Greci, anche quelli non era male, nel Sì, senso. sì. Diciamo, probabilmente lui ha problemi a portare avanti con continuità questo universo e io ho trovato questo film abbastanza piatto. Sì, in effetti anche qua non si riesce a capire se da una parte perché non hanno il coraggio di fare veramente un remake, ma fatto serio della serie, però ovviamente magari modernizzandola, se vuoi, come dire, rendendola più adulta, no? Oppure a questo Sì. punto perché c'era stato, cos'era, Shin Impact, che avevano tentato di fare quella sorta di grande fritto misto globale di tutta la produzione di Nagai, che però anche quella lì non mi era sembrata tutto sommato sto granché. Ma in realtà c'è una storia che io aspetto da quando esiste Mazinga Z che venga raccontata ed è il duello finale con l'imperatore delle tenebre con all'epoca doveva essere God Mazinga. Sì. Non fu fatta per fare Goldrick, spero sempre che la facciano, quella magari potrebbe essere una traccia interessante. Sì, perché in effetti diciamo che la vera continuity si era avuta col fumetto di Gosatu Ota, giusto? Che Sì, che però lì secondo me non è che aveva trattato come li doveva l'imperatore di Michele. sì, anche perché era diventato un subplot. Sì, ecco, esatto, era molto qua. E anche lì, Davide, si hanno notizie di qualcosa di nuovo da parte di Nagai? Cioè, questo qua rimarrà, come dire, questo film rimarrà anche lui lì, come dire, come stand alone, passami il termine, o magari Guarda, farà Gonagai altro? sono anni che dice che vuole fare un progetto organico, poi naturalmente è difficile mettere in piedi questi progetti, per cui dipende dal successo che l'operazione avrà. Che a quanto pare però non mi sembra che abbia avuto grande successo, perché No, in effetti non sembrerebbe, però vediamo, aspettiamo. dunque, io qui però, Davide, a questo punto te la strappo la notizia, perché io sono famoso per strappare, scusa, le promesse agli ospiti quando sono in fantasy, così non si possono tirare indietro perché hanno testimoni e ascoltatori. A questo punto ci troviamo per una mega, mega speciale quando uscirà Monster Planet. Ah, va benissimo, sì, Così ci almeno sto, facciamo. Ti piace ci sto. l'idea? Facciamo un mega speciale perché a questo punto su questo vale la pena. Sì. Dunque, direi, Davide, ti ringrazio. Come primo dell'anno siamo partiti con un grande ospite. Mi raccomando, i nostri ascoltatori, seguite, ovviamente, seguite Davide, seguite Fantaclassici, perché ovviamente Fantaclassici, noi ogni tanto ci permettiamo addirittura, però potrebbe essere, secondo me, attualmente la risorsa numero uno per il genere kaiju in Italia. E tra l'altro poi mi piace perché date sempre le notizie. Tra l'altro non siete vittima dei rumors, ecco, per cui mi piace questa Ma vostra li guarda, linea editoriale. ci tengo a quella cosa, ci tengo particolarmente, perché molto spesso oggi pur di avere la notizia, un aggiornamento costante di notizie si diffonde di tutto, invece noi cerchiamo di avere notizie che siano notizie. No, anche perché vediamo, sì, io ho l'esperienza nelle saghe, per cui nelle saghe nel mainstream tipo Star Trek piuttosto che Star Wars, lì, mamma mia, se dovessi stare dietro c'è un rumor ogni 30 secondi, è un rumors di fondo, bella questa Sì, qua. sono quelle che io Ecco. chiamo le non notizie, come ad esempio successe quando dietro la notizia doveva uscire ancora il risveglio della forza. Nel nuovo film John Williams ha promesso che ci sarà il tema classico. Cioè, ma dobbiamo avere dei dubbi anche su questo? Cioè, a proposito, Davide, hai visto la recensione di Le Ortolani?
Sì. Ti è piaciuta? L'ho vista, però devo dire che quella del risveglio della forza è imbattibile. No, quella è, mamma mia, quella poi... in effetti, qui mi dà l'idea che sia un pochino trattenuto in quella degli ultimi Jedi. È un film che ti scava dentro e ti divide, quindi probabilmente anche lui è stato un po' diviso. A proposito dei Porg, cosa mi dici? Che sono molto simpatici, ma che non mi comprerei il peluche. Ecco. Va bene, Davide, tante grazie ancora, è stato veramente un onore e un piacere averti qui con noi. Tanto abbiamo la promessa che quando praticamente nelle prossime uscite Kaiju ci sarai come... Io ci tengo, anzi pretendo che ci debba essere come ospite. Va bene, grazie a voi comunque. Allora ti ringrazio ancora a nome di tutta la redazione Fantascientificast e a questo punto ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Beh dai Davide, mi sembra venuta bene. Dai, ce l'abbiamo fatta, dopo tanto tempo. Mamma mia, è stata veramente... Penso che facevamo prima andare in Giappone e tornare indietro. Ascolta Davide, ma allora dai, quando mi aggiorni Godzilla e dei mostri? Ah guarda, questa domanda me la stanno facendo in tanti, però a parte che al momento non sarebbe il caso perché devono ancora uscire tanti altri film, quindi se io oggi facessi uscire un'edizione aggiornata domani sarebbe già di nuovo scaduta. Però in realtà ci ho pensato parecchio fin da quando ho iniziato a farmi questa domanda. Personalmente ho deciso che non sono interessato a fare un'edizione aggiornata, cioè io non voglio farla. Ta-ta-ta, colpo di scena. Mannaggia, no, ahimè, nel senso perfetto. Comunque io sono convinto che la colpa è di Andrea. No, poverino, anzi lui probabilmente ci sarebbe anche, ne abbiamo parlato con lui, comunque lui è arrivato alla mia stessa conclusione, nel senso che io da lettore ti dico che ormai non ne posso più di comprare edizioni aggiornate sempre dello stesso libro, cioè capita che ormai in libreria devi avere 2-3 copie dello stesso libro. Sì. Onestamente non mi sembra il caso, ma poi cioè, quel libro è stato fatto nel 2012, sono passati 6 anni, adesso arriviamo a 6 anni. Nel frattempo noi abbiamo continuato a studiare, prima ti dicevo il critico è uno che studia, abbiamo continuato a studiare, quindi sono venute fuori tanti altri elementi, tante altre cose, tanti altri aspetti che ci piacerebbe approfondire, quindi ci sono state anche le critiche che abbiamo ricevuto, di cui facciamo tesoro, per cui probabilmente non è un annuncio ma un'ipotesi, se ci si dovesse rimettere mano, mi interesserebbe di più fare un altro libro diverso piuttosto che fare l'edizione aggiornata di quello.
Magari non è che mi dai uno spoilerino, dai, ti prego. No, ma perché ti dico, non c'è un progetto, cioè non è un annuncio, però ti dico, sicuramente non lo farei con le schede di tutti i film come abbiamo fatto quello. Mi piacerebbe approfondire di più alcuni elementi, tipo il rapporto fra Shironda e Kurosawa. Ecco, allora ti do uno spoiler. Sulla mia scrivania, qui accanto a me, c'è il libro Shironda, quello appena uscito, Live in Film, from Godzilla to Kurosawa. Invidia massima, tacci che lo sto aspettando. Che sto leggendo perché uscirà la recensione su Fantaclassici, e questo è veramente, sei il primo che lo sa, perché non lo sa neanche il resto della redazione, e quindi altro materiale che permetterà di approfondire questo rapporto. Vabbè, dai. Vado che stacco, che per stasera abbiamo già dato tanto, poi mi ha dato questa brutta notizia e stanotte non dormirò. Ciao Davide. Ciao Omar, grazie. So, how does it feel when you play Roll Up to Win with Tim Hortons? Buy a hot or cold beverage using the Tim's app and find out. Roll in the app for a chance to win prizes ranging from free coffee and donuts to a Universal Orlando Resort vacation or a sweet car. Oh, don't forget the TV. And this year, every roll is a shot at a $1,000 daily giveaway drawing for two $500 prizes. Roll up to win and get treated by Tim's. No purchase necessary. Account registration required. 50 U.S. and D.C. 18 plus entered by 4223. See rules at rolluptowin.com for free entry and full details. Void in Florida and where prohibited. Maryland sports fans, there's only one sports book in the great state of Maryland with over 50 years experience booking bets and supporting customers. Betfred Sportsbook at Longshots is now open and is the only sports book in Frederick offering cash betting on football, basketball, world soccer, and more. Visit the Betfred Sportsbook at I-270 and MD-85 in Frederick, right next to Longshots off-track betting. Go to betfredsports.com for more information and your chance to win exclusive merchandise. Must be 21 or older. Play responsibly. For help, call 1-800-GAMBLER.